una definizione che le davo spesso, nell'ambito del nostro dialogo e colloquio, era sei una strega. E aveva diversa roba nella sera. Aveva un piacere, una necessità di interpretare, indagare l'altro. Io dicevo poi, naturalmente questa, che sembra la necessità di indagare l'altro, in realtà è che continui a fare l'indagine sul tuo mondo e su te stesso. E credo che tutte le pagine di Maria Teresa possono agevolmente anche essere lette come l'ombra di tutta, delle urgenze delle sue e della nostra vita. Avevo i capelli biondi e una testa leonina che si facevano guardare quando camminavo, immersa nei miei pensieri, e le macchine si fermavano bruscamente per non travolgermi sulla strada. Ma lei era in grado di leggere 3-4 libri contemporaneamente ed era capace di leggere un libro in un giorno. Adesso guardava la televisione, leggeva, parlava con te, leggeva. La lettura è stata sempre la compagna della sua vita. Io sono un discreto lettore, io, che ne so, mediamente 15 libri l'anno li leggo. Secondo lei io non leggevo, infatti quando veniva, ma tu non leggi. Scusa, io ho letto questo, ma tu devi leggere questo, chiaramente. Io non ero in grado, però devo dire, questo viene anche un po' dalla cultura familiare, diceva mamma, anche mio padre erano grandi lettori, noi ci regalavano i libri, no? Invece di, che ne so, dei giocattoli, a casa mia c'erano i libri. Questo devo dire che, beh, però chiaramente poi abbiamo avuto gli stessi libri, lei li ha letti in un modo ed ha fatto quello che l'ha fatto, io li ho letti, ma mi è rimasto ben poco, insomma, rispetto alle cose che me ne deve fare. Io fui una bambina che nella gran prova dell'amore non seppe cogliere la sfida, riconducendo a un'unica trama i destini dei propri amati. Questa è la colpa che mi ha segnata fin dall'infanzia. Maria Teresa, secondo me, indiscutibilmente è figlia di Rocchetta, ma credo che come tutti, no? Voglio dire, come chiunque emerge, non si può limitare alle esperienze che un paese pur... verso il quale si può avere odio, amore, tutto quello che vuoi, ma è sempre limitata questa esperienza. Maria Teresa, che ha vissuto in vari luoghi, a Fiuminato, dove hanno sentito la necessità di mettere in piedi questo premio, dove è ricordata in modo delizioso, guarda, veramente, e quindi lì, e poi l'esperienza napoletana soprattutto, quando lei frequentava l'università, è dove incontrò la politica poi in modo proprio devastante, diciamo, assoluto, che assolutamente la prese e quindi tanto da farle dire delle volte: io mi sento napoletano. Quindi lei aveva definitivamente, secondo me, abbracciato quella città, come aveva eletto quella città come punto ideale della sua vita, il riferimento più certo, più sicuro della sua vita. Il giorno trascorreva, come ho detto, in un'altalena di delizie e di soprassalti che mi incantavano, ma ciò che si svolgeva in modo davvero singolare nella casa sotto al castello erano le notti. Io sono convinto che Maria Teresa là si poteva dire, e quello poi, se uno ci pensa, è un complimento. Beh, è un po' strana, però sono assolutamente sicuro che erano fieri anche prima del premio Strega, che non ha detto probabilmente troppo a Rocchetta, no? Di per sé, sono sicuro che invece a Rocchetta si sapeva sempre di più che c'era questa figlia del luogo, del territorio, della storia, della cultura, di lì,
e che questo rendeva felici. Il futuro non è la morte, poiché questa non ha bisogno di assensi per compiersi. Il futuro, invece, è questo tempo incompiuto che ci aspetta, inesorabilmente simile a noi, a ciò che siamo stati e a ciò che non saremo.